oggi spacchettiamo Passione Unghie del mese di settembre con una marea di sconti. Vi accolgo così alla fine della mia giornata di lavoro perché non vedevo l'ora di vedere le cose che mi sono arrivate. Naturalmente un po' in ritardo perché questo mese con gli sconti sono stati un po' in difficoltà. Allora, solito guardiamo così, vedremo poi nel dettaglio dopo tutti i pezzi, così decidete se seguire il video fino alla fine. Solito volantino di Passione Beauty Saldi, quindi questa linea di prodotti naturali, unghia, lima per i piedi, questa assolutamente, omaggino che andremo a vedere dopo, una marea, vedete, di colori, delle novità, qualche lima che non manca mai e il cleaner. Intanto oggi parliamo di unghie e giro subito il video così non vi faccio perdere tempo, andiamo subito a vedere nel dettaglio i prodotti. Eccoci con la telecamera girata, ho messo anche Passione Beauty Saldi così sappiamo che è il video di settembre e questa bellissima fatina che rappresenta settembre, eccola qua. Dietro c'è il mio pacco e partiamo subito col vedere i pezzi. Vedrete molta luce perché sono in pieno sole, quindi speriamo di riuscire a vedere i prodotti. Vabbè, cleaner, classico cleaner, non sto a perdere tempo. Blush cleaner per pulire i pennelli, fantastico, lui non manca mai e niente, ogni due mesi ne ordino uno perché non me li rovina proprio, mentre il cleaner, come sappiamo, è invece quello per sgrassare. Blush cleaner. Vi metto sempre i prezzi qua sotto e andiamo avanti con i prodotti veloci. Lima classica e ho voluto prendere anche questa bianca, sempre 100-180 questo mese perché mi piaceva molto l'idea di provare anche questa che costa un pelino di meno. Intanto vedete i prezzi qua sotto. E quindi andremo poi a provarla e a vedere come ci siamo trovati. Omaggino della casa, omaggino questo mese, vediamo che cosa ci hanno mandato. Omaggino sempre ben voluto, questo di questi glitter dorati che ci piacciono moltissimo. Direi proprio un bel colore champagne. Andiamo a vedere che cosa ho preso. Allora, ho preso questi glitter, avevo già preso l'altro mese l'oro rosa e il blu. Questo mese sono in questi Swarovski, guardate la meraviglia di questi Swarovski, proprio Aurora, il numero è, perché ci sono di varie dimensioni, SS3, Aurora Boreale, bellissimi. Olio cuticole, lui è alla pesca, era in offerta questo mese, andiamo subito a sentirlo così vi dico di cosa sa. Una pesca un po' chimica, devo dire che il più buono fino adesso è stato quello all'ananas e al cocco, ma proveremo anche lui. Colorini gel questo mese, ho preso l'Optical Black e cominciamo subito a sbocciarli. Secondo colore, il A110 Glitter Chrome Pink. Partiamo subito con fare lo swatch dei colori, così man mano proseguiamo con gli altri. Intanto andiamo a vedere l'Optical Black, che è questo bellissimo glitter particolarissimo che ha delle pagliuzze dentro. Optical Black, che è questo gel un po' particolare, molto difficile da stendere. Non è come me lo immaginavo, comunque l'ho preso più che altro per fare dei decori. Sono quei colori che vanno appoggiati lentamente. Andiamo adesso a vedere, male non è perché comunque ha un glitter molto raffinato e molto piccolo. Mentre aspettiamo l'Optical Black, andiamo a vedere il Glitter Chrome Pink. Lui ha proprio una struttura bellissima, è proprio un bel colore. Andiamo a stenderlo.
Questo è l'Optical Black uscito dalla lampada. Direi che non riuscivo a farvelo vedere, qua si vede benissimo. Ha tutti questi glitter incredibili che mi sono rimasti sulle mani, quindi mescolatelo bene, lui è veramente un bel colore. Optical Black a 106. Glitter Chrome Pink, andiamo a prendere la sua tip e andiamo a stenderlo. Eccolo qui, beh, lui ha un'altra consistenza, veramente molto bello. Anche questo è molto molto liquido, ma ha un effetto, vedete, incredibile, anche solo picchiettato sulla vostra unghia. Ecco il Glitter Chrome Pink a 110 e l'Optical Black a 106. Allora, l'Optical Black è difficilissimo da stendere, invece questo, il Chrome Glitter Chrome Pink a 110 è molto liquido, guardate come si muove. Io ho sempre l'impressione che negli sconti ci rifilino i colori che non vadano tanto, ma andiamo avanti. Altri due bei colori della linea Supreme usciti proprio in questo mese, loro non erano in sconto ma erano al costo di 6,99. Sono della linea Supreme semi permanente e uno è il Graze e l'altro è il Belis e sono appunto questi due magnificenze. Sappiamo che la linea Supreme ha questa piccola etichettina dove potete appunto vedere il colore. Adesso andiamo appunto a vederli nello specifico. Comincerei dal Grace, che è esattamente il SPA 06. Questo è il Grace ed è questo bellissimo. Adesso andiamo a stenderlo. Questo bel marroncino, comodissimo. Sappiamo quanto i Supreme ci piacciono. Questo è un best seller. Cominciamo a stendere il Grace. Guardate quanto è bella la sua stendibilità. Quanto è bello questo colore. Ne diamo naturalmente due passate, bellissimo. Andiamo con la seconda passata, anche se vedete che già con la prima è già bellissimo. Lucida, che è una meraviglia, questi colori Supreme, gli ho dedicato un video se volete andarlo a vedere, parlando della loro elasticità. Direi che con due passate è bellissimo. Andiamo intanto a vedere il Baileys SPA 08. Guardate la meraviglia di questo colore. Mamma mia, che bello! Intanto andiamo a stenderlo. Appoggiamo qui. Andiamo a stenderlo. Spero che riusciate a vedere. Ho provato a cambiare un po' l'inquadratura. Anche lui super leggero, super elastico, facilissima la stendibilità di questi semi permanenti. Diciamo che ultimamente Passione Unghie ha anche migliorato moltissimo la pigmentazione dei suoi semi permanenti classici, però diciamo che questi Supreme qui sono proprio Supreme. Guardate una passata quanto è già bello. Bellissimo come colore autunnale. Eccoli usciti dalla lampada nel suo splendore. Grace SPA 06, che è questo qui, e il secondo Belis SPA 08. Sono andata a sigillare con il loro top. Anche lui super eccezionale da avere assolutamente. Super elastico, lucido e sottilissimo. Andiamo avanti con gli altri colori. Partiamo da queste tre meraviglie, presi appunto al costo di 3,99 euro.
queste tre meraviglie e macaron, cioè quei colori pastello che hanno quel lievissimo effetto uova di quaglia. Io ho già l'azzurro di questa categoria e ho preso anche gli altri. Il cream macaron, partiamo subito da lui, che è nello specifico l'SP200 E34, che è questo bellissimo beige leggermente giallino. Andiamo a vedere questo colore, bellissimo, pigmentazione subito subito coprente al massimo, guardate che bello. Cioè, basta niente e lui si è steso. Cream Macaron, eccolo qua, il 234 uscito dopo con la seconda passata in lampada. Ci piace molto perché ha proprio questo aspetto bello, bellissimo. Andiamo a vedere il secondo colore. Stavo guardando che hanno una pigmentazione spettacolare e sono veramente belli. Allora, lui è il Chantilly, sentite i nomi, 234, SP200 E34. Andiamo proprio a vederlo. Questo è un crema. Quello là è un po' più giallino, questo è crema. Questo è bellissimo, forse dal video non rende assolutamente giustizia. Io vi devo dire che ne basta assolutamente una passata di questi colori, perché hanno proprio queste. Molto molto bello. Sembrano quasi marmorizzati. Andiamo in lampada, vediamo il terzo. Eccolo, uscito dalla lampada. Lui è il Chantilly Macaron, eccolo qui, SP235. Adesso andiamo a vedere l'ultimo. Allora, il terzo è il Barry Smith Macaron, l'SP237. Eccolo qui, ed è questo bellissimo viola. Stendiamolo. Guardate, guardate, questi sono i colori più belli che abbia preso. Gli ultimi di Passione Unghie sono magnifici. Approfittate in questi giorni, guardate che bello. Una sola passata. Vado in lampada e poi vado a prendere l'altro colore. Eccoli qui in tutta la loro bellezza. Quell'altro che possiedo è l'azzurro ed è l'SP238. Eccoli in tutta la loro bellezza. Questi sono da avere assolutamente. Andrò a prendermi anche il quinto colore. Guardate che belli. Approfittatene. Andiamo avanti con gli altri colori. 3,99 questi. Ora andiamo a vedere gli ultimi 5 colori a 3,99 fino al 30 settembre. Lui è Imagine in un kit che era uscito praticamente nel mese di luglio. Un kit dedicato appunto a YouTube, alle influencer. Quindi, Imagine, andiamo subito a vedere questo bellissimo colore che ne hanno parlato veramente in molti. Lui è l'SP204. Andiamo a vedere questo colore. Guardate la meraviglia. Andiamo a stenderlo. Lui è piaciuto veramente tanto. Molto corposo. Facilmente stendibile, eccolo uscito con due passate dalla lampada, lui è bellissimo, proprio adattissimo a quest'inverno, lucidissimo. Lui è Imagine SP204. Proseguiamo nella nostra carrellata, intanto li appoggiamo qui e vediamo il Rodeo SP225. Lui è un blu veramente bello e brillante. Guardate la meraviglia. Andiamo a stenderlo. Anche lui bellissimo già alla prima passata.
molto molto brillante, voi dal video lo vedete leggermente più chiaro, ma è un blu super super proprio più simile a quello che vedete sul coperchio. Vado in lampada e lo vediamo. Rodeo SP225. Rodeo 225, semipermanente, due passate. Bellissimo. Andiamo avanti con la carrellata. Intanto li appoggiamo sempre qui, poi li vediamo tutti alla fine. SP21, il Silver Kiss della linea classica. Questo è un grigio che, se non avete un grigio un po' particolare da abbinare, va molto bene. Guardate che bello, vedete lo scovolino ancora piccolino. Silver Kiss SP21. Guardate la bellezza di questo colore. Nonostante è il classico semipermanente, lui è sempre molto coprente alla prima passata, sottile e facilmente stendibile. Silver Kiss SP21, eccolo qui, non necessita di una seconda passata, io gliel'ho voluta dare, lui è bellissimo subito, immediatamente, quindi da abbinare a qualsiasi colore. Ultimi due, abbiamo il Good Night Moon, questo colore SP45, anche lui del genere classico, questo blu che sa un po' di grigio. Vedete? È un blu grigio intenso, adattissimo proprio per questa stagione. Andiamo a stenderlo, vedete che la prima passata sembra un grigio, questi colori qui come il Silver Kiss sono bellissimi, ma quello che vi consiglio è di darne sempre uno strato leggermente sottile per poi intensificare un secondo, però guardate già che bello la prima passata. Eccolo qui, Good Night Moon SP45, questo blu grigio che praticamente l'ho preso per essere abbinato moltissimo con il Silver Kiss che vi ho fatto vedere prima. Guardate che bello, una manicure invernale con questi due toni molto molto eleganti. E adesso andiamo all'ultimo, lui è il Mood Like Cathays, l'SP239. Questo è una meraviglia. Lui è della serie di questo che ho, andiamo a vederlo. Lui è molto molto sottile. Direi bellissimo anche da utilizzare come colore in quanto è uno champagne. Vedete, è un po' come il Silver Kiss. Veramente bello. Bello. Seconda passata e usiamo la calamita. E poi per oggi vi saluto in questa carrellata di colori magnifici, alcuni adatti all'autunno, all'inverno che verrà. Tanto prendo la calamita, vado a togliere la mia calamita, andiamo a fare l'effetto che ci piace tanto. Eccolo qua. Vedete che bello. Possiamo anche andarli a fare il cuore, scegliete voi come possa al meglio rispecchiare i vostri gusti. Io direi che è bellissimo. Su questa bellezza incredibile, per oggi io vi saluto, vi do appuntamento prossimamente. Intanto andate a dare un'occhiata al sito di Passione Unghie, iscrivetevi al canale e aspettatemi che presto arriverò con una carrellata dove vi farò vedere
ancora nel mese di settembre tutti i colori invernali da poterli abbinare assieme al meglio e niente, così potete approfittare degli sconti, vedere tutti i colori secondo me adatti per l'autunno e per l'inverno e niente, abbinarli anche magari qualcosa di questo tipo, molto modaiolo. Che ci accompagna anche con un po' di allegria verso l'autunno-inverno. Vi saluto, vi do appuntamento prestissimo. Grazie a tutte, un bacione e un buon autunno a tutti.